San Felice del Circeo 2018. L'anno scorso siamo stati benissimo, abbiamo visto la gente ridere, i bambini felici, i diversamente abili felici, cascati in paguro. Questo tratto che è alle mie spalle sarà riempito in quattro manche da 500-400 bambini. Ne ho preso uno a campione. Come ti chiami? Alessio. E quanti pesci pensi di prendere oggi? 5. 5 è un paguro. Ci vediamo dopo. Sono imbarcato in una cosa un pochino più grande di me. Lui è Antonio, suo padre è sordomuto e quindi diversamente abile e ho bisogno di parlare con questi signori. Questo è il settore dei diversamente abili e Antonio mi farà da traduttore. Andiamo. Antonio ha chiesto se stiamo prendendo qualche pesce e lui che ti ha detto? Che? Dipende, perché se sta di là, no, vicino agli scogli è più facile, se sta più indietro è un po' più difficile. Ho capito. E che esca usa? Ah, è pastura. Ho capito. Questo l'ho capito da solo. Coreano e pastura. Quanti pesci? Sì. Ah, ho capito, ne ha presi pochi, ho capito bene. Non ne ha presi punti, zero. Forza, dai ora. Andiamo. Ciao. Profondi e quindi d'acqua è un po' più difficile metterli più in profondità. Ci vuole la canna più lunga? Giusto? Ci vuole la canna più lunga? Perché qua è troppo lontano per arrivare. Ah, ho capito. Quindi... il prossimo anno più lunga. Ok. Ciao! Quattro? Sto diventando bravo. Ha preso quattro pesci, sono stati pesati e rilasciati, vero? Uh-huh. E che cosa usi come esca? Frutti. Cosa? Il verme? Ah, questo coreano a pezzetti. Formaggio, pastura e formaggio. E aglio. Aglio, vero? E aglio. Ciao! Come ti chiami? Giulia. Senti, ma questa passione per la pesca viene da? Papà, zio. Il grande pescatore? Ma prende pesci, c'ha pure una pescheria, da quante ne compra, da quanti pesci prende, li vende anche o li compra? Ah, senti, e ne ha presi qualche pescetto? No, no. Ti dico la verità, anche gli altri non ne hanno presi molti, però bisogna avere un po' di pazienza, ancora c'è tutta un'ora da fare la gara. Poi se l'unica signorina, secondo me è un piacere, no, un'altra signorina accanto. Ah, è una famiglia di pescatrici.
cugini l'hanno fatta la gara. Sì? E cosa hanno fatto? L'hanno vinta pure. Allora ci vediamo stasera alla premiazione. Questo è il settore delle principesse. Ciao. Come ti chiami? Suami. Suami? Ma te ti ricordi di me? L'anno scorso in barca, siamo stati in barca insieme. Ma per Ferragosto. Non, le donne si dimenticano di me, ma ho mangiato lo spaghetto, quello se ne ricordo. Va bene, d'accordo. Senti, pesci? Tre. Grossi? Così. Eh? Poco. Ma quattro. È corretta, quattro. Che mi sembra tu sia in testa? Sei la prima? Allora stasera mi toccherà metterti la medaglia? Sì. Non, non diciamo niente, arriviamo in fondo, va bene? Ci vediamo dopo. Sì. Ciao amore. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Giorgio. Giorgio l'abbiamo preso in flagrante perché eccolo con un bel saraghetto, poi lo ributtiamo subito. Ah, vai, subito libero. Allora quante ne hai presi? Per adesso ho preso una bavosa e questo qua. Ah, la bavosa t'ho visto, era bella grossa, eh? Che tre pesci? Due. Pescando con che pesce? Sì, con che esca, perdonami. Un coreano. Coreano. Senti, ma li ha presi tutti te o il babbo ci ha messo il suo? Papà li innesca e io tiro su. Ah, insomma, è una cooperativa la vostra. Va bene. Allora mi sembra tu sia in testa. Ci vediamo stasera alla premiazione. Ok. Va bene? Ciao, grazie. Ciao. Massimiliano ha il duro compito di tenere a bada i bimbi, perché i papà. Che sono più difficili i bimbi. Me ne sono accorto. Ho visto che qualcuno strapperebbe la canna di mano. Sì, a... sì. Vabbè, dai. Hanno più impeto dei bambini, quindi. Senti, pescato? Pescato discreto. Allora. Un bambino svetta su tutti. Spieghiamo qual è il suo compito. Siccome facciamo il pesce pescato viene rilasciato. L'aiutante di Massimiliano va con il retino, prende il pesciolino e viene messo, lo porta a Massimiliano e viene pesato, registrato e rilasciato. E quindi inquadra questo. Questo è un 4 grammi. Con il vento 4 grammi? Sì. Sei ingrassato. C'è il vento che lo secca prima o poi. 4 grammi alla fine, eccoli. Vai. 3-4. È rilasciato immediatamente. Dai, vediamo stasera che bella premiazione, eh? Sì, sì. Si stanno divertendo. Però a onor del vero si è alzato un brutto vento, e anche se gli resta di spalle domare una lenzettina, bambini piccoli in questa maniera, però non mollano, gli piace da morire. Questo è il famoso Edoardo, ci hanno detto da là, hai fatto una strage, hai fatto. Due alla volta? Ciao Edoardo, io sono Gianluca, ciao, ciao. Ho visto le classifiche, sei il numero uno ma stai battendo il secondo di tanti punti. Sei veramente bravo. Senti, ma è tutto merito tuo oppure... Sì? Fa tutto da solo? Babbo? Papà? Ti aiuta? Ti dà qualche consiglio buono? Allora dopo, se vinci la medaglia ne dai mezza a lui o la tieni tutta a te? Ne dai mezza? No, Mattiella, tutta te, dai. Sei bravissimo, è bello. Ci siamo? Fine gara? Possiamo chiudere, va benissimo. Ecco il fine gara.
non è un bombardamento, è un fine gara, ve lo giuro. Siamo alla fine, non so se si vede la ressa perché e speriamo di poter inquadrare anche il buffet che la società di Gino, capitanata da lui, ha organizzato. È due giorni che fa, che ora fate la sera? Ma l'una e mezza di notte, per chiudere la manifestazione. Sicché fino a quest'ora, che sono le 8, c'è la gente. Ci vogliono un paio d'ore per liberare il tutto e poi dobbiamo lavorare per organizzare il domani. Da domani, domani è giorno zero. Domani basta, domani. Domani giorno riposo. Domani giorno e poi si comincia a ripensare 2019. 2019, esatto. Ti vedo, sei stanco. Sono stanco ma contento. Sì. È un lavoro che ci tira su, perché? Perché facciamo il pescatore del domani. I nostri sforzi sono volti per mettere in queste piccole testoline l'amore del mare, il rispetto per il mare, il rispetto per la natura. Sai che noi con la FIOPS tanti argomenti sono in comune. Io quando ho visto il signore, il responsabile della capitaneria, ho visto la federazione, ho visto tutti noi, ma insomma mi ha sorriso il cuore, ecco, ho cominciato a vedere qualche piccolo passo per poter rifare tante cose, sensibilizzare i bambini, dare un'educazione per il mare, per il rispetto per questo. Niente, bello, hai fatto centro anche quest'anno. Tutto vero, senza le federazioni non possiamo andare avanti. Noi siamo, diciamo, un piccolo tassello di un grandissimo mosaico. Siamo importanti anche noi, perché un bel mosaico senza i nostri tasselli sono bruttini. Le federazioni sono importantissime, sono la nostra voce per la politica, per le istituzioni, sono quelle che portano i nostri umori. Il nostro lavoro, certo, è un lavoro di routine, un lavoro di quello che si fa in mezzo alla strada e si fa in questo caso in mezzo al mare, ma senza la voce delle federazioni non possiamo andare avanti. Grazie, grazie, grazie. Cerchiamo di educare. Educare che cosa? I bambini, perché facciamo il presente che guarda al passato e loro sono il futuro. Certamente non gli insegniamo a pescare, non gli diamo degli insegnamenti per uccidere, facciamo rilasciare il pesce, cerchiamo di dare l'amore per il mare. Questo è un premio speciale che darò a Antonio, perché durante le interviste che abbiamo fatto con la televisione ai diversamente abili, a me mi serviva un traduttore perché non riuscivo a comunicare con loro. Antonio ha smesso di pescare e è venuto a accompagnarmi in una passeggiata e quindi se ha perso qualche pesce probabilmente è stata colpa mia. E quindi Antonio, grazie.